Oggi è martedì 14 aprile del 2020. Il tema della lezione è: Mi puoi dare una mano? I risultati di apprendimento della materia. Gli alunni usano i pronomi indiretti nelle frasi che servono per chiedere qualcosa in prestito, esprimere un parere, esprimere dispiacere, chiedere un favore. Alcune espressioni che usiamo per chiedere qualcosa in prestito. Ci presti il tuo pallone? Mi dai in prestito il tuo dizionario? Per esprimere un parere. Quel che dice non mi sembra logico. Ti pare giusto? Esprimere dispiacere. Mi dispiace, ma non ti posso aiutare. Vi dà fastidio se apro un po'? Chiedere un favore. Senti, puoi farmi un favore? Mi puoi dare una mano, per favore? Ho sottolineato i pronomi indiretti. Ci, mi, ti, mi, vi e mi sono dei pronomi indiretti della forma atona. Come sappiamo, il loro posto è davanti al verbo o dietro l'infinito. Come notiamo, i pronomi indiretti della forma atona, mi, ti, li, le, le per lei di cortesia, ci, vi, li, in presenza dei verbi modali potere, volere, dovere, o dei verbi cosiddetti fraseologici, iniziare a, cominciare a, finire di, sapere, stare per più infinito, seguiti sempre da un infinito, vanno prima del verbo modale o dopo l'infinito. Negli esempi che abbiamo già detto di sopra abbiamo: Mi puoi dare una mano? Come notate, abbiamo la presenza del verbo in potere, il verbo modale, e davanti abbiamo il pronome indiretto mi. Senti, puoi farmi un favore? Anche in questo caso abbiamo la presenza del verbo modale potere, ma il pronome indiretto viene dietro l'infinito fare, puoi farmi. Aprite adesso i libri, pagina 67. Mi puoi dare una mano? Attività numero 1. Possiamo usare i pronomi indiretti anche in alcune espressioni che servono per chiedere qualcosa in prestito, esprimere un parere, esprimere dispiacere e chiedere un favore. Ascoltate attentamente le espressioni date e dovete abbinare le funzioni ai disegni. Unità 5. Prima parte. B. 1. Ci presti il tuo pallone? Mi dai in prestito questo dizionario? Quel che dice non mi sembra logico. Ti pare giusto? Mi dispiace, ma non ti posso aiutare. Vi dà fastidio se apro un po'? Senti, puoi farmi un favore? Mi puoi dare una mano, per favore? Cioè, dovete adesso abbinare
le funzioni alle immagini. A fino al AD, quello che avete ascoltato. Attività 2. Completate le frasi con le espressioni che abbiamo visto. Erano le espressioni mi presti, ci presti, puoi farmi un favore, mi puoi dare una mano, mi dispiace, vi dà fastidio. Ti pare giusto? Queste espressioni dovete usare nell'attività numero 2. Per esempio, la prima frase. Mi puoi prestare? O mi presti il nuovo CD di Giuseppe Ferreri? Lo voglio sentire stasera. Così via con le altre frasi. Attività numero 3. Lavorate in coppia, scegliete tre delle seguenti situazioni, preparatevi per 1-2 minuti e realizzate i relativi mini dialoghi. A chiede qualcosa in prestito a B, che risponde. B esprime un parere su qualcosa che dice A sullo sport. A esprime dispiacere perché B è sempre in ritardo. A chiede un favore a B che risponde. Attività 4. Abbinate le parole alle immagini. Abbiamo tre immagini appartenenti allo sport e le parole relative. In ogni quadrato dovete contrassegnare con i numeri appartenenti alle foto. Abbiamo come esempio numero 6, allenatore, e numero 5, tiro. Buon lavoro!